Ciao, sto mettendo un po' di rossetto perché faccio una festa. Sono fuori corta alle 7 di mattina, ho preso l'autobus alle 7:30 perché devo incontrarmi con una mia amica, mia cara amica, ci conosciamo 10 anni. Una fra le mie amiche di cuore. E sono distrutta perché oggi, che giorno è oggi? Sabato. C'è tanto rientro, persone che viaggiano per tornare a casa, per stare con i genitori, cose del genere. Queste persone me le sono trovate sull'autobus. La fila era enorme, la fila, sono venuti come 3 autobus perché c'erano tantissime persone. E sono arrivata a casa, ho detto fammi fare questo video perché volevo assicurarmi di augurarvi un buon Natale. Buon anno. Comunque, avete visto, beh, no, l'ho già fatto. Dopo questo pezzo dove io parlo, vedete quello che la mia amica mi ha portato da Roma, perché sa che io mi piace cose cibari, e lo vedete dopo che finisco di chiacchierare. Sono stata al Whitney Museum, ti danno questa bellissima busta. Perché c'era una retrospective su Andy Warhol, però ci sono anche altri quadri ovviamente, però era veramente interessante. Quindi cerco una di voi che è un amante di arte, come so io, e lei, sono pensierini umili, però io ho fatto tutto questo viaggio, sono andata a Whitney, sono distrutta. E vi penso, perché è meglio dare che ricevere. Ok, quindi devi giurare su tutte le cose sacre in questa vita che tu veramente ami arte e per te, a parte che riceverai anche la Shopper, questo è veramente umile, questa è da poraccia, però vi ho pensato. E queste cose non costano poco, riceverete le cartoline. Di quello che ho visto oggi, c'è questo di Andy Warhol. Non so, non ho gli occhiali, quindi ricevete questa dentro la sua busta e poi due cartoline di Andy Warhol. Questi due. Quindi ne ho comprate per i miei figli dentro la sua bustina. Poi vi mando anche la Shopper perché dovete avere tutto. C'è un casino qui, guarda. E vi mando anche la Shopper. Quindi la Shopper del Whitney Museum. La bustina. Non so, c'è persone che mi prendono in giro, però io queste cose le faccio. Io non dormo la notte pensando a queste cose. E poi la Piece de Resistance. Questo è, mi devo mettere gli occhiali, scusate. Aspetta, metto gli occhiali, perché non. La vecchiaia. Metto gli occhiali. Me li devo pulire perché. Ok. La cosa migliore di tutto questo bottino. Busta di Whitney, bigliettini, due cartoline. O sono tre? Sono due, sono tre. Vediamo questa come si chiama. Questa si è un po' piegata perché era un po' corsa. Andy Warhol from A to B. Oh, è il nome della mostra, no? Si chiama From A to B and Back Again, November 12, 2018, fino al marzo 31, 2019. Si chiama. È proprio. Però questo l'ho visto anche. Penso che questo fa parte. Questo l'ho sempre visto a MoMA, ma loro penso l'avevano trasferito al Whitney per questa mostra qui. Infatti c'erano opere di Warhol che appartengono a musei anche in Europa. Ecco la cosa bella di quando vai a vedere questi retrospective, perché vedi tante cose che sono dappertutto il mondo, no? Però la pista è la cosa migliore. Questo è stupendo, eh. Queste sono, sapete, queste cose che usano i bambini per colorare con un po' di.
di cera, no, per colorare, è fatto, è difficile un po' a spiegare, però c'è scritto ognuno di questi qui ha il colore: Space Fruit Peach, Invisible Sculpture, Fuchsia Dale, Tomato. Sono cose che sono relative a Andy Warhol, i nomi che ci sono scritti sopra, avete capito? Blue Jackie, quello perché lui ha fatto Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, sì, Jacqueline Bouvier Onassis, Kennedy Onassis. Quindi è tutto relativo a cose dei suoi capolavori, no? Licorice Marilyn, infatti ho la foto di ha fatto Marilyn Monroe bianca e nera. E poi c'è scritto anche Andy Warhol qui, capito? E sono veramente deliziose. Sono particolari, sono come me, un po' strana, a little strange, a little weird. Io sono weird, capito? Sono weird. Quindi questo lo mettiamo in questa... Quindi dovete veramente dirmi qualche cosa di arte che mi fa capire che tu veramente sei appassionata di arte. E ti manderò questo. Mettiamo il pacco per il pacco di carbone per le mie iscritte, no? Cos'altro? Qui c'è ancora... Ok, poi per colazione... No. Poi al rientro, perché poi ci siamo salutati, ci siamo io e la mia amica, ci siamo e il suo compagno, saluto Julie. Siamo salutati verso l'1:15 perché loro dovevano andare a fare questa tour di tutti i posti a New York dove aree di New York dove hanno fatto dei film molto conosciuti, no? È una cosa molto turistica e lei mi piace fare una turistica. E io sono il rientro è stato duro perché avevo due borsone, avevo la mia e questa cosa, mi ha regalato tantissime cose. Io mi sono fermata a Muji e ho preso, perché ho finito tutto il cotone, tutto, proprio tutto, perché l'ho preso da Ulta, però mi deve arrivare lunedì perché è tutto in ritardo. Ho preso, ora ne ho abbastanza, questi, a me mi piace il cotone a quella strati, no? Che qui costa un bel po', però questa Muji qua c'erano 165 made in Japan, 165 era $1.99 perché l'avevano in promozione, perché ho detto ma questi prezzi sono un po' bassi per Muji, ho pagato 1,90, infatti c'era scritto 1,95 perché normalmente costano $3 e in Europa 3,95 euro, però erano $1.95, io ho detto ok, ci sta bene. E poi perché ho detto questi prezzi sembravano un po' bassi, no? Però era la promozione. E poi penso che c'era anche 30%, insomma, cosa come ho speso pochissimo. Come vediamo qui, la ricevuta, no, questa è di Whitney. Ho visto anche la ricevuta di Whitney, così c'è prova che anche la ricevuta. Poi c'erano questi qui, che è di quelli più grandi. Ora non so se potete vedere la differenza. Sono più... sono grezzi, sono più grandi. E questi normalmente costano $6, però li vendevano per $3.90 o $3.50. In Europa, da noi costano $6. Guardate come la fregatura. Da noi costano $6. E in Europa costano €7,95, tutti i prezzi qui, i prezzi listino. Quindi in Europa già non capisco perché costano di più. Sì, e costano 5, quasi 6 sterline, €7,95 in euro e $6 negli Stati Uniti. Però erano €3,95, sono quelli veramente grandi. Apriamolo, dai. Tanto c'è un casino in camera, proprio perché ho lavorato fino a ieri. Mi faccio vedere. Questo si prende a strati. È così grande. E questo è grezzo, però è a strati. Vedete, ne puoi prendere quando ne vuoi. Ecco quello che mi piace. Morbidissimo. E il bianco è lo stesso modo. Il bianco è più piccolo. Quindi questo era come... Questo è come $6. Quello era da... Oh!
per i miei figli, poi loro mi vogliono dare, mi volevano dare la sciaper di Mugel, no, per carità, mi dà un po' di carta e mi hanno dato questa, io la uso per friggere le sciaper, mi sono fatta me l'ha involta in questa carta qui e io questa la uso per friggere o qualcosa, lo so, forse non si dovrebbe neanche fare, però poi per i miei figli ho preso, ora lo devo incartare, sono incensi, che loro amano gli incensi, e questo non era in promozione. Fammi vedere il coso di Muji qui, non trovo la ricevuta di Muji. Sai quando arrivi a casa sei stravolta? Ok, vediamo se c'è il prezzo qui, però erano come $2.50, non costavano molto. Ho preso per, loro scelgono, e c'è sandalo e... Una si chiama Sandalwood and the other one is Herbal. Devo fare anche le unghie. Sono una vergogna. Domani domenica, devo lavorare un'ora. Un'ora. Il mio capo mi devi fare questo grandissimo favore, perché era ieri. Mi ha detto non ce la faccio, sono troppo impegnato, perché ha detto ti posso telefonare domenica per un'ora, così parliamo di tutte le cose che sono outstanding, le cose, perché lui la prossima settimana è in ferie. E gli ho detto sì, cosa gli potevo dire? Un'oretta, ho detto così possiamo... Lui ha detto, quando sono all'aeroporto, perché lui sarà in Arizona, ha detto ti telefono e ci aggiorniamo su tutto, così quando ritorno non c'è tutte queste cose. Lui vuole solo scaricare queste cose su di me. Ok, peace, love. Poi, come vi ho detto, il mio capo mi ha fatto un pensierino. Sono da Sephora, cercavo due cose, uno non c'era, esaurito, però ho preso una di quelle cose che volevo prendere, sono tre, però dato le prenderò online. Ho preso, perché sapete che avevo il piccolo, ho preso la Banana Bright Eye Cream di Ole Harrington. Io ho scoperto questo brand tantissimi anni fa e mi piace molto i prodotti per la detersione. Comunque ho preso questo da Sephora e vi dico il prezzo, non c'era nessuna promozione, perché mi sono persa, perché quando c'era la promozione non avevo i soldi, quindi vabbè. Questo è, quant'è, la 15 ml, e ringraziamo il capo, $38 con la tassa, $41.37. Ringraziamo il capo per questo. Poi mi hanno dato alla cassa, ho chiesto delle cose, mi hanno dato, ora ho fatto un po' di casino, anche a loro mi hanno detto vuoi la busta? No, non voglio la sciarpa, perché poi è più cose, e mi piace più la carta biglina, quindi la carta biglina di Sephora. Mi hanno dato un genifique, che io, questo cos'è? Un genifique, che, insomma, lo metterò per... Poi mi hanno dato, quant'è questo? Questo è 4 ml di questo Glam Glow Star Potion Liquid Charcoal Clarifying Oil. Vabbè, questo lo rifino a uno di voi, rifiniamo alle mie iscritte. E poi c'è di Josie Moran, ha preso questo perché, guarda, sono stravolta, autobus, ho dovuto camminare nel centro di Times Square, strapieno, tutto, guarda, e questo è di Josie Moran, il loro puro e 100% puro olio di argan. Di Josie Moran, ce n'è un bel po', quindi questo lo rifilo alle mie, lo rifilo alla ragazza che artistica, che becca quelle cose di Andy Warhol. Mettiamo anche la busta qui, cos'altro? Poi tutto l'altro segue, becca di questo, cos'altro c'è qui? Basta, andiamo poi. Oh sì, stamattina siamo andati a questo posto
un po' fighetto, è vicino al Whitney, per colazione, con la mia amica Anto e Julie, il suo compagno. Siamo andati a questo posto e io mi sono preso una tazza, però alla fine l'ha pagata Julie, me l'ha regalata. Gli ho detto, ma perché fai questo, no? Comunque, Bobby's esiste da tantissimo tempo, se siete a New York andateci, si chiama Bobby's, e la cosa è, Bobby's è Yiddish Bobby, Yiddish e Yiddish per nonna, Bobby's, e hanno, hanno quattro tipi e hanno disegnini diversi, ovviamente, questo. E anche Julie, che ha detto che il caffè, avevano il caffè americano, però il Colombian, fatto bene, il caffè era veramente buono, ottimo. Quindi andate da Bobby's, troppo dolce, vero? Guardate. Quindi ringraziamo Julie, perché... E poi ho fatto delle foto dentro Whitney, un po' di... Io non... Sai, l'arte è molto soggettiva. Io ho la mente molto aperta, niente mi sconvolge, niente... ho visto certe performance art quando ero giovane, che io pensavo che era un po' troppo avanguardia per me, perché non so se ve l'ho raccontato questo, perché sono così performance art e devi vedere, è arte, però c'è un limite a quello che io considero di artistico. Se una persona si mette sul palcoscenico e fa la cacca, per me quello non è arte, scusa, quella persona sta facendo la cacca. Non me ne importa che tu vuoi esprimere questo e questa, tu stai puzzando, puzzando e facendo la cacca. E è come, oh, io ho di esperienze artistiche, ne ho avute tantissime. Mi ricordo, sono andata a vedere Gilbert and Sullivan, un play di Gilbert and Sullivan, in questo piccolo teatro off Broadway, quando ero giovane. Questo teatro era talmente piccolo, però ci sono 100 persone. E io amo Gilbert and Sullivan. Quindi, chi dicono, qualcuno conosce Gilbert and Sullivan? Comunque, sono un po' ritornando lustico, ora perché so che ho dei giorni liberi, perché sono sempre lavorando ora. E meno male. Comunque sono andata a vedere questo Gilbert and Sullivan, no? Il teatro era così piccolo che quando andavi in bagno e tiravi l'acqua, tutti lo sentivano, mentre quelle persone stavano recitando, tu andavi, tiravi l'acqua e si sentiva. E poi, ma non potevi far finta di niente. E quelle persone, anche gli attori, sai, Gilbert and Sullivan canta, e... ora mi dimentico il nome di quell'opera che avevo visto di Gilbert and Sullivan, non mi ricordo, The Pirate of Penzance, non mi ricordo, che cacchio mi ricordo, però quando loro stavano recitando, andavi in bagno e tiravi l'acqua e queste persone stavano provando ad essere serie, ma comunque, però quando mi ricordo questo performance art, le persone, non so come potevano, e poi sai, le persone, questi pseudo intellettuali, provano a interpretare una donna che stava facendo la cacca sul palcoscenico, non me ne frega, tu stai facendo la cacca. E la cosa che mi sconfifferava un po' è come fai a far la cacca, forse era una messa in scena, era serio, perché devi fare la cacca a un certo orario, perché quando c'è il performance, no, il performance è alle 8, quello, quindi... Sai, questi pseudo intellettuali che provano, infatti stavano, io adoro Mark Rothko, non lo adoravo, pensavo che erano solo strisce, no, era you know, modern art, e se voi guardate, però, e lui ha detto, è morto ora, lui ha detto, morto da un po', lui ha detto, se non ti emozioni davanti a un mio quadro, non l'hai capito. Io sono andata varie volte solo per guardare e riguardare i suoi quadri. Ho visto documentari su lui, su quei quadri,
persone al Museum of Modern Art a MoMA che l'hanno spiegato e hanno, e io, sai, e loro spiegano tutte le, la procedura del quadro, quello che lui pensava, bla bla bla. E guarda, io ho fatto come per settimane, ogni, guardavo due o tre documentari su lui e su, sui suoi quadri, cosa voleva dire. Oggi sono andata e ho visto, ora c'ho il cellulare quindi non ve lo, ho visto, un, c'era un Mark Rothko, che infatti l'ho visto in un documentario. Vi devo dire che quando ero davanti a questo quadro mi sono emozionata perché ero, perché lo potevo vivere e apprezzare come lui, quello che lui era, aveva nella sua testa quando lui l'ha dipinto questo. E questo, e questo vale per qualsiasi artista tu ammiri, perché hai letto molto sulla, su quello che lui pensava quando voleva fare questo quadro, perché a volte non sono solo strisce, no? E infatti, c'è un documentario interessante perché qualcuno ha, non troppi anni fa, è entrato con una bottiglia di, quelle bottiglie di spruzzo e ha sciupato uno dei suoi quadri e hanno provato a restaurarlo e quando spiegavano il restauro di questo quadro hanno dovuto studiare, ci è voluto mesi e mesi prima che hanno toccato quel quadro per capire gli strati e tutto del, questo, di questo quadro e come quello che, perché dovevano provarlo a pulire questa pittura che c'era sopra. Senza sciupare il, però era molto interessante. E sì, infatti, penso che, infatti, quello è il quadro che ho visto oggi, se mi ricordo bene, però sai, sono tutte strisce, sono tutte strisce. No, seriamente. Però, sai, questi quadri, uno dei suoi quadri è venduto per, penso, 150 milioni di dollari. Ok, ne ho parlato anche troppo, però io ora ammiro Mark Rothko. Ora quello che segue, perché ora sono le 6:30 di sera. Ho il telefono, non è scarico, ora ce l'ho attaccato, ce l'ho carico, però ho finito il mio contorno, che non ho niente, ora ho il banana. Questo è molto valido e veramente lo trovo molto schiarente. Però quello che, già che ci siamo, mi metto un pochettino di questo qui. Tanto, la cosa è che dobbiamo apprezzare le piccole cose nella vita, perché se abbiamo tutto, non possiamo mai apprezzare niente, però questi lebbi, questi piccoli sfizi, e basta, così puoi apprezzare le cose. Io ho apprezzato molto la mostra, ma più di tutto ho apprezzato stare con la mia amica, è una donna che ha vissuto con me certi momenti molto intensi della mia vita e mi ha retto la mano quando ne avevo bisogno, no? E le amicizie sono così, non ti abbandonano quando hai bisogno, e lei lo sa. Quindi, quando ci siamo salutati, gli ho detto I love you. Quindi, veramente lo provo. Quindi ora quello che segue è un mistuglio di quello che lei mi ha regalato, la mia amica Antò, e delle foto del museo, quelle che ho ripreso. Non ho fatto video, non si può. E un po' di cose che lei mi ha portato, cose cibare ottime, le ho messo sott'l'albero, poi le vedete nel video. E, oh, c'è un'altra, questa cos'è questa? Questo è un altro, aspetta. E io e Andy Warhol. Oh, anche lui. Oh, sono anch'io, sono in nero pure io, perché io, come sapete, io sono una persona che ama il basic black, però ho smesso e non compro più in nero perché ho bisogno di colore. Però io e auguriamo una, vi auguro un sereno Natale e spero che state con i vostri cari. Non importano i regali, non importa niente.
oggi mi è stato fatto un bellissimo regalo alla compagnia di una persona a me cara e mi ha portato dei bellissimi dolci, vedete nel video che la cosa che segue, ma più di tutto è sorridere e vedere se quando incontri queste amiche in altre città è tutto diverso, è tutto... E ho visto Mark Rothko e mi sono emozionata davanti al suo quadro, ero veramente molto... Era come incontrare un vecchio amico, perché quel quadro lo sto seguendo per un bel po', perché io mi butto, se mi interessa una cosa devo approfondire fino all'eternità. C'è stato un quadro di Warhol che mi ha un po', penso certe persone potrebbero essere anche offese, però devi vedere tutto come con un'altra ottica, perché è così. Quindi ho parlato di Bobby's, ho mangiato, Anto ha preso la classica colazione americana, ha preso l'uovo con il tuorlo sopra, che col tuorlo rosso. E quello qua si chiama sunny side up, con il sole che si vede il sole, e il bacon e le patate. Io ho preso il bagel con il cream cheese, Philadelphia cream cheese, anche se non era Philadelphia, però era cream cheese, e il salmone, era buono. E poi ti hanno fatto queste insalatine, era un po' shishi, ti hanno fatto un'insalatina di mele e finocchio con molto limone sopra. Quella è la mia colazione. Questo è Bobby's, che in Yiddish significa donna. Ok, ho penso parlato di tutto. Vi auguro a tutti un sereno Natale. E se qualcuno è un amante di arte, me lo fa sapere. E io farò qualche estrazione per chi. E io e Andy Warhol vi auguriamo un sereno Natale, state sereni, state tranquilli, Natale non è di cose, è di amore, famiglia, stare bene insieme, farci due risate anche se i tempi non sono i migliori, per una giornata viviamo la spensierata, spero che non abbiate speso troppi soldi, perché poi gennaio e febbraio è tosto, eh. Oddio, 27 minuti, devo andare, ciao! Buon Natale. Merry, merry, merry Christmas.